Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale per un nuovo video. Questo è Little Hope Walkthrough ITA parte 3. Finalmente iniziamo a vedere un po' di intrighi in questo gioco che fino a mo' mi stavo. Non lo so, cioè, raga, ha detto tra noi mi stava a stracciare le palle. Comunque, vediamo che cosa succederà anche quest'oggi. Come sempre, prima di iniziare, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati e ovviamente supportarmi. E adesso mettetevi comodi, stiamo per iniziare. Grazie e buona visione! Allora ragazzi, eccoci qua tornati in questa parte 3, insomma. Ci eravamo fermati che stavamo alla centrale di polizia, insomma. E niente, così abbiamo un po' spippolato, così abbiamo scoperto indizi e le porte non si aprivano e poi magicamente si sono aperte e sono arrivati, non mi ricordo chi, scusate, che ha messo i nomi inglesi, cioè raga non mi dite niente ma sono difficili, quindi vediamo di continuare. Comunque il Bono e la sua ragazza sono arrivati, ecco. E niente, dai, vediamo un po' che succederà, insomma, cioè grandi cose non sono successe, però beh, vediamo. Qua ce ne stiamo andando dalla centrale e ci dirigiamo di nuovo sulla strada principale. Cammineme. Guida i tuoi studenti verso la città, resta in La nebbia si gruppo. sta infittendo. Vabbè, cerchiamo di stare al passo perché questa, la vecchia corre. La vecchia corre. Comunque abbiamo capito che lui è un codardo Perché hanno praticamente. deviato il pullman qui? Non ha senso. Come il resto. Forse è stata la nebbia a farci deviare, perché non uscissimo vivi da qui. Ok. Non si vede un cazzo. Santo cielo! Vabbè, l'avevo visto, L'acqua cioè sembra l'avevano. catrame, non voglio finirci dentro. L'avevano visto tutti il buco per terra, mo non esageriamo, signora mia, insomma. Ok, chi va prima? Professore, dici sempre che qui comandi tu, quindi. Ok, ma certo. Non sarà pericoloso? Cioè, raga, ha rifatto qualcosa che non va quando appare quel simbolo, Tranquilla. buona. Io e il prof ti porteremo di là sana e salva. Nessuno può sapere se questo ponte reggerà. Non raccontiamoci balle, per cortesia. Va bene, quindi dovremmo restare qui ad aspettare? Un po' contraddittorio. Ops. Cazzo. Oh mia dea. Oddio! Come facciamo? Esatto, non possiamo. Scusate, ma l'audio si è interrotto? È
L'anno del Signore 1692. Siamo qui raccolti per assistere a un'equa esecuzione. No! Amy è colpevole di connivenza con il demonio e sarà affogata in quanto strega e fattucchiera. Preghiamo in silenzio per la sua anima. Non ho peccato! Non sono una strega! Non merito di morire! Vi imploro! Non so come aiutarti! Dimmi cosa devo fare! Ve ne prego! Aiutatemi! Dovete! Il diavolo è nel vento. Corre dalla sua adepta. Vuole che si sciolgano le catene. Isaac, devi procedere senza alcun indugio. Bisogna attuare il volere della corte prima che sia tardi. Il maligno le dona forza. Legala ancora più stretta. Mettia. Voi non potete farlo! Isaac, sono innocente! Della corte. Aiuto! Ricaccia la strega nel grembo del suo padrone prima che egli giunga! Little Hope è già perduta, corrotta dal male! Ma vi sbagliate non per opera di demoni o streghe, bensì avvelenata dall'interno! Non saranno certo gli arcani a salvarti. Non c'è alcun arcano! Il diavolo assume infinite forme, dovreste esserne a conoscenza! La bambina di Marta. Ma Little Hope si è occultato dietro il velo dell'innocenza! Nei panni di una bambina, la mia accusatrice! Esatto. Finché Mary avrà fiato in corpo per Little Hope, non ci sarà alcuna salvezza! Lì si nasconde il male, reverendo! Dovete scrutare in mezzo a voi! Isaac! Allora proseguono come se non fosse successo niente. Hop! Lei così cosa improvvisata Lara Croft. Dimmelo. Non so come spiegare quello che ho visto. Non lo fare. La tua sosia è stata gettata nel fiume in catene. È affogata. Perché Angela si incazza, scusami. Il mio ragazzo è proprio stupido. Scusate. Ok, andrò per primo. Va bene, voi due potete scendere. Ok. Un'agilità. Allora, mo aiutiamo sta vecchiarda. No, oh, cioè, la vecchiarda è Arzilla. Vabbè, però non è vecchia, raga, ha 46 anni. Oh. Ma che diavolo è? Oh, Gesù. Che cosa diavolo è? Scappate, via! Andate via da lì! Attenta! Merda! Non lasciarmi qui! Merda! Ehi! Ehi, dammi una mano! Resisti! Forza! Dio, no, io sono da lei. Ora vengo a prenderti, John! Resisti! Allungati, afferra la mano! Fai un salto e aggrappati a me! Ehi, ok, mi fido! No! Porca
troia, raga, mi sto... mi sta arrivando la lanza. Ce l'abbiamo fatta, maledizione. Questa è John. Ah, vedi, John è stato... l'avevo visto nel quadro. Che succederà? Scusate, non è la... nella cartolina lui il libraio ci aveva detto che succedevano queste premonizioni dai quadri, dalle cartoline. Devo ammettere che Angela ha rischiato davvero grosso. Sì, ha praticamente sfiorato una fine peggiore della morte. Non che ci sia nulla di così sbagliato nel morire. È magnifico, noto che sono ancora tutti vivi. Cosa che non era per niente scontata. Fino a mo' non è successo niente. Ora che la posta in gioco si è notevolmente alzata, possedere un'arma può anche salvare la vita. O mi sbaglio? Speriamo. Oppure sortire l'effetto opposto. I ragazzi hanno delle interessanti teorie. Magari quella corretta è l'ipotesi di Daniel, secondo cui sono morti. Il mio sogno si prolungò oltre la vita. Allora cominciò la tempesta per la mia anima. Mi pareva di varcare il fiume malinconico con quell'arcigno traghettatore di cui scrivono i poeti ed entrare nel regno della notte perpetua. È possibile, chi lo sa. Può darsi che l'autista abbia una risposta. La situazione si sta rivelando sempre più confusa, con questi sosia, streghe, fantasmi, morti e demoni. Ma che cosa può essere che unisce tutte queste creature? Immagino che lo scopriremo. Speriamo. Ho ricevuto l'autorizzazione a offrire un singolo suggerimento. Uno solo. Ok. D'accordo. Faremo di nuovo appello al bardo per uno dei suoi criptici suggerimenti. Lo conobbi una volta? Sì. Ho conosciuto tutti. Atto quinto, scena prima, dove Cleomene supplica Leonte di perdonare se stesso per aver causato la morte di Ermione. Or fate come fa il cielo, dimenticate il male e con questo perdonate a voi stesso. Ma procediamo. Per quanto la paura possa serpeggiare, è il momento di agire. Voi ci avete capito qualcosa? Io no. Un attimo! Ma si può sapere che cazzo era? Mai visto niente del genere! Era come uscito da un incubo! Lo sguardo perso! Quella bocca spalancata! Per fortuna è andato via. Ho rischiato grosso! Se mi avesse raggiunta! Era così vicino! Hai preso un bello spavento. E anche noi. Ma almeno siamo riusciti a scappare. È vero. Fortuna che stiamo bene. Finalmente siamo al sicuro. Quel mostro, qualunque cosa fosse, è ancora in giro. Forse ci sta anche seguendo. Era in catene. Proprio come la donna che è finita in acqua. Perspicace. Io non credo che sia una coincidenza. Voi sapete dove sono andati Taylor e Daniel? Non possono essere lontani. Andiamocene da qui. Dove dobbiamo andare?
Possiamo andare? Non mi sento sicura. Exit. Uscite di qua, ragazzi. Di tutti i posti al mondo, andiamo via da qui. Ah, questa è l'uscita. Sì. Dire che dovrei far morire qualcuno, perché non è proprio meglio la mia etica, allontanarci, diciamo, da quel ponte. Io dico di allontanarci il più in fretta possibile da quella creatura orrenda. Daniel e Taylor avranno avuto la stessa idea. Cazzo, porca troia. Nascondiamoci presto. Dove cazzo è andato? Aspetta, oddio, no! Oddio. Raga, non potete capire quanto è stato difficile. Ma vaffanculo. Dai, era lui. Io dico che è meglio se non ci vedi. Parliamo di quel che ha detto quella donna prima che l'affogassero. La bambina va fermata. Parlava di come fermare i processi alle streghe. Non ne sono sicuro. Coraggio, andiamo. Entro a dare un'occhiata. Ma dove? Oddio. Nemesis. Come stai? Spero che quel mostro non ci stia seguendo. Per me non si farà più vedere. E che cosa te lo dice? No. Scusate, raga, ma... L'importante è che restiamo vicini. Sii più preciso. Quanto vicini intendi? Oh mio Dio. Così? Più vicina. Ancora un po'. Prova in modo di raggiungere gli altri. Cos'è questo rumore? Resta in gruppo. Se ne sono tu? Witch Trail. Sentiero delle streghe. Bene, raga. Non mi piace affatto, cambiamo strada. E anche a me. Si passa solo da qui. Bel sentiero turistico. Mappa di vittoria. Spero di non tornarci mai più. You are here. Ok. Ah, noi stavamo qua praticamente. Cioè, loro sono andati dall'altra parte del ponte. Ok. Scusate che me devo orientare pure io, insomma.
Vabbè. Ma è tutto un video, so già. Vieni qui. Devi vederlo. Quel mostro potrebbe essere ancora qui, dentro all'acqua. È impossibile, ormai l'abbiamo seminato. Per forza. Ma cazzo... Dai. Merda! Vai avanti tu, ok? Tu pesi la metà di me. Vai per prima. Non attraverserò mai questo ponte pericolante. Se vuoi raggiungere gli altri, non c'è scelta. Bene. Andrò avanti io, seguimi. Cazzo. Sempre che il ponte non crolli. Raga, porca troia. Devo giocare bene le mie carte. Ma scusa, ma che cazzo di visuale è questa? Ma serio? Che diavolo è? Questo è l'unico sentiero, Christian. Hai visto? Cazzo. Tomba di una strega. Si ritiene che questa lapide indichi il luogo in cui fu sepolta la prima persona giustiziata durante i processi alle streghe di Little Hope. Ok. Andiamo via. Daniel! Tieni giù con le mani! Silenzio. Vi prego. Mary. Mary! Comunque è tutto un video, raga, che palle, scusate. No. La fonte di ogni male si trova qui. Quella bambina è malvagia. Io non capisco. La mia adorata Amy lo ha rivelato giunta in punto di morte. Per porre fine al male, Mary deve essere fermata. E tu chi saresti? Perché somigli tanto a John? Temo di non saper rispondere. Forse io stesso sono vittima di sortilegio. Oh, eccola qui! L'ho trovata! Come l'hai ottenuta? L'ho creata con le mie mani. Lasciala a me per il tuo bene. A Little Hope covano in segretezza sospetti e tradimenti. Nessuno di noi è al sicuro. Io ti imploro! Vorrei tenerla! Ok. Niente. I telefoni non vanno. Bene, questo significa che siamo intrappolati qui. Novità degli altri? No, nessuna. Spero solo che stiano bene. È strano che l'autista non si veda. Dove può essere? Perché non ci lasci in pace? Credo... sembra quasi che voglia essere seguita, sai? Se la seguiamo, potremmo metterci in pericolo. Forse è una trappola. Pensa a quelle due bambine. Una è del passato, mentre questa appartiene al presente. Magari la bambina che abbiamo visto è un'immagine speculare di quella del XVII secolo. Non aspettiamo Daniel e Taylor. Se avessero preso questa strada, sarebbero qui. Stai in guardia. Chissà cosa ci aspetta.
Ehi, aspettaci! Via! È disgustoso! Ragazzi, ci siete? Ah. Cazzo, raga, non sono cazzo. Aiutatemi! Oh no, questa era la premonizione. John, aiutami, a mia zia, mi aiuta! Cazzo, raga, l'ho fatto in tempo, porca troia. Dai. Scappa, Troia. Scusate. No, no. Ah, esci dalle fognature. Raga, dovevo essere più attento. Oh, è mobile. Ma perché non corre? No! Raga, la vedo male. Oh, dai. Cazzo, corri. Angela! Merda! No! Non si meritava questa fine. Dio, raga. Fino a prima l'ho detto che... Siamo rimasti io e te. Almeno finché non arrivano Taylor e Daniel. Ehi! Qualcosa sta bloccando la porta. Potresti darmi una mano? Ok. Questo sembra un museo di qualche tipo. Atto. Si trova lì. Tranquillo. Non mi piace per niente. Fai molta attenzione. Non voglio che qualcun altro faccia la stessa fine di Angela. Ne sei proprio sicuro? Vabbè, dai, ma farò tutto quello che morto. Serve per proteggere Vabbè. Entrambi. Appena usciti da qui, raggiungeremo gli altri. Sempre se ne usciamo vivi. Che quella bambina gira sola. Che è una tra. Avrà qualcosa a che fare con Mary? Sicuramente. Ma non ho ancora capito in che modo e perché. Oh, è processo alle streghe del New England. Oh. Quella è un'altra che gli piace stancarsi. Comunque il libro l'abbiamo già visto, se vi ricordate, nell'intro. Ovviamente la porta non funziona.
Raga, i comandi sono qualcosa di... non so come definirla. Oh. Aspetta, cazzo! Sta qua l'esamina. Non so, sognato? Angela. Oh. Usa per guardarti intorno ed indagare. Oh. Eppure sembrava Lambert, così reale. Sentivo di essere lì. Amy fu accusata di stregoneria da Mary Milton, che affermò di averla vista volare sul ramoscello di Salice, quando la corte le riferì che Amy era stata avvistata a molti chilometri di distanza. Mary dichiarò: le sue labbra si muovevano come se bisbigliasse con non so chi, e allora ho capito che quello era un demone con le fattezze di Amy. Carver accolse il resoconto come prova spettrale. Si ritiene che la bambolina a cui è esposta fosse appartenuta in origine a una bambina. Guarda che cosa c'è! L'ho già vista prima. Dove? Lungo la strada del bar dove ci siamo fermati. Io e Angela l'abbiamo raccolta da terra pochi minuti prima che incontrassimo Mary. Interessante. Dici che volesse portarci qui apposta per questa? Guardiamo con più attenzione. Che diavolo, professore? Ho sentito tante di quelle storie che raccontano di come gli spiriti si legano agli oggetti. Ma certo, nei film. Vedi di andarci piano. E se fosse in qualche modo legata allo spirito di Mary? La bruceremo. E così potrebbe essere che finisca tutto. Va bene. Facciamola, va. Ci sta. Troia. Proviamo. Sì, lasciala per terra in una cassa di legno. Onestamente, non ne sono sicuro. Ok. Cazzo, affanculo, si jump scare. La finestra.
Una finestra pronta per il trasferimento. Qui c'è qualcosa? Non mi pare. Di qua si esce. Dove si è cacciata la bambina? Chi se ne frega? Prima ci porta qui, poi scompare. Forse il suo piano era proprio questo: condurci alla bambola. Ha funzionato? Non ne sono sicuro. Vedremo un po' quante altre persone moriranno. Vabbè, dai, però può essere pure che Angela non è morta, regà. Cioè, poverina. Poi, cioè, sotto le fognature. Peggio dei Resident Evil 2, veramente. È quasi scarico. Tanto qui non prende nulla. Quello è poco ma sicuro. Sentito? Forse ho sentito qualcosa, non so cosa. Ragazzi! Professore! Siete qui dentro? Perché non ce ne andiamo? Dove sono gli altri? Si saranno persi come noi. Ci staranno cercando? Forse. Ad Angela non verrà mai in mente di cercarmi. Sono sicuro. È vero, ha un brutto carattere. Ma non è cattiva. Ne sei proprio sicuro? Sì, la conosco da tempo. Da molto più di voi. Oh. E ha avuto una vita difficile. Ah! Mannaggia santa. Ogni cazzo di volta un video, sa? Mi gioco $10, non c'è nessuno. Io non mi avvicino. Comunque... è l'unico edificio che c'è in zona. Cerco un'entrata? Sì, come l'hai cercata per entrare nel negozio? Fai lo scassinatore come hobby? No, ma in una vita precedente sì. Vabbè, io ci provo, raga, tanto... Da qui non si passa. Ma dai. Ma... mo? Ecco qua, mo ti sei incastrato là. Allora, cioè raga, io purtroppo vi devo dire che il gameplay non è fatto proprio... Ti corri incoglioniti. Ah, qui c'è sta il carrellino. Ah, sali. Dove? Ma non è il museo. Ehi, Taylor, guarda qui. Vedere cosa? È il museo, no? Appare abbandonato da parecchio. Oh, già. E mi davi $10. Eh no, non ho accettato la scommessa. D'accordo. È allentata. Posso forzarla in un attimo. Se vuoi litighiamo su chi deve entrare per primo. Ma sappiamo come finirà. Giusto. Di certo. Ma
Ma che cosa? Oh, cazzo. Ehi, vacci più piano, non si picchiano i manichini. Simpatica. Su, vieni dentro. Forza, di qua. Sembrano così veri. Fanno paura. Che c'è? Un cazzo. Forse io ho visto qualcosa. Dove te ne vai? È una pessima idea. No. Ma dove siamo? Trova Taylor, dove è andata? Dove sei? Ingiunzione di confisca. Questa ingiunzione è stata esaminata dalla giunta in data gennaio 692 per ordina di 2 carucati di terra, 3 Ramovers del Fiume e Leafy Hill. Tutte le abitazioni dell'apprezzamento dovranno essere evacuate. Il bestiame saranno confiscati e per il precedente contratto saranno entrambi. Ma. Rinuncia in partito. Taylor! Stai bene? Cosa succede? Andiamo! Che è successo? Sentivo parlare. Avevo di fronte me stessa e lei mi guardava. Era vestita e parlava in modo strano. Io non capisco. Scusa, dovevo esserci. Questa donna, quella che mi assomiglia, l'hanno portata via come se fosse una criminale. Merda. Anche lei è una stregaccia. Una maledetta strega. Andiamo via subito. Nel concordo. Nel villaggio l'hanno proprio. Oh. C'è un coltello. Più che un coltello mi sembra un reperto archeologico. Lo portiamo con noi. Tieni, prendilo. Perché? Ma che domande fai? Per difendersi. Ok, se ti fa sentire sicura, faccio io. Spera, non ci ammazza. Senti l'odore. È stato bruciato qualcosa. Sacca bibbia.
Ah, beh, questo qua l'abbiamo letto prima, scusate. Ah, ma qua siamo tornati, dove stavamo con... Mamma mia. Ce l'hai letta. Questo qua però non l'avevo letto. Ma non ci stava il coso da... Buona. Questa cosa piena di glitch. Io, Mary Milton, attesto la realtà degli orrori a cui ho assistito. Prima del giorno del Signore, la signora Amy, presso l'albero di Frassino, si è intrattenuta con Samuele il Nero, uno spirito con fattezze di cane che parla con voce umana. Poi ha girato 3 volte sul posto e ha accettato di servire lo spirito e condurli ai bambini del villaggio. Poi ho cucito un fantoccio e l'ho incantato per maledire chiunque provasse a fermarla. Queste altre nefandezze ho visto con i miei occhi. Ma... sta bambina da merda. Ehi, guarda qui. Si ritiene che la bambolina qui esposta fosse appartenuta in origine a una bambina di fine 600. Inquietante. Merda, forse ho capito. La bambola che manca deve essere la stessa che aveva la bambina. Tu dici? Mi sembra strano. Strano? Questo posto è una vera galleria degli orrori. Non voglio restare un minuto più del dovuto. No, neanch'io. Vieni, qui si esce. Oh, salve. Per caso la situazione si è fatta più chiara? Ma insomma... Quella cosa, o come definirla, persiste nel tormentare Angela, senza sosta. Voglio augurarmi che stia bene. Comunque sia, adesso che un giocattolo è stato bruciato, andrà tutto per il meglio. Giusto? Se prende per il culo, A merdi. Un altro strumento di morte nella collezione del gruppo. Molto bene. Ma voglio rendermi utile, offrendo un piccolo aiuto. Ma che te devo dire? Tanto io non capisco un cazzo di quello che dici. Va bene. Vediamo un po', come potrei spiegarlo. Ciascuno di noi ha i suoi demoni, che sono intimi e personali, e che spesso nascono dal rimpianto. Concludo adesso con le sagge parole di un grande drammaturgo irlandese che un tempo conobbi, credo a Parigi, ma certo. Mai giudicare qualcuno troppo presto. Ogni santo ha un passato, ogni peccatore
ha un futuro. È soltanto una bambina. A risentirci presto. Va bene, scusami, dai. Forse forse c'ha ragione. La strada. Il prof e gli altri saranno vicini. Me lo auguro. Stanotte ci è andato tutto storto. La donna che mi somiglia, cosa ha fatto per essere arrestata? Non è incoraggiante, ma non ti preoccupare, ti proteggerò io. Questa era la anche casa per di questa scrittrice è finita male. Tilly Johnson, nota per il romanzo La distesa degli incatenati. Tilly fu trovata morta in circostanze misteriose nel giugno 858. Niente per il turismo. Mamma mia. Una cartolina. Bambola voto. Guerra di Re Guglielmo, la strage della cerimonia di laurea. 23 luglio 1690, nel giorno della consegna dei diplomi del 690, mentre i puritani celebravano la laurea dei giovani della città, un'armata di francesi e indiani lanciò un attacco appiccando il fuoco a diversi edifici. 8 uomini restarono uccisi e alcune donne e alcuni bambini furono condotti come schiavi ad Acadia. Il loro fato è sconosciuto. Dove sta? Ho dannato. Vabbè, un glitch. Chissà se potrò mai fare pace con Angela. Non dopo quello che è successo stanotte. Speriamo. Avviso pubblico per ignoramento. Ho il sospetto che siamo i primi turisti. Proprietà della banca. Da dove diavolo arriva? Non ne ho idea. Vaffa. Oh, ma stava qua il sentiero. Porca troia.
Si passa soltanto da... Yeah. Cos'è? Comunque, cioè, raga, fatto proprio male. Ehi, vieni qui. Non è possibile. Ricordo questi segni. È la mia vecchia altalena. Guarda, qui, vedi. Ehi, va tutto bene, calma. No che non va bene, non capisci. Vedi queste stelle? Queste qui le ho disegnate io insieme a mio padre. E l'ho fatto quando avevo 10 anni. Sicura? Certo che sono sicura, questa è la mia altalena. Come può trovarsi qui? Assurdo, sarà una simile. Solo una coincidenza. Allora non vuoi capire quello che dico? La città sa chi sono. Hey, hey, look at me. We're getting through this, okay? Together. Ma scusate, ma ha appena parlato inglese? Non è opera mia. Dovete aiutarmi, ve ne prego. Per favore, prima che sia troppo tardi. Silenzio, donna. Solo il Signore può perdonare i peccati. È la tua unica speranza di salvezza. Ascoltatemi, non ho commesso alcun peccato. La bambola per cui mi condannate è solo un giocattolo. Null'altro. Lo non giuro. Mi inganni. Il male che hai condotto tra noi va mondato. Per affrancare noi e te dal peccato. Devi bruciare. Vi imploro, basta. No, non fatelo. Per favore, no. Aiutami. Ti prego, Signore, accogli l'anima della nostra sorella Tabitha, che è stata corrotta dal demonio. Sia fatta la tua volontà. La donna condannata. Ero io. Vuol dire che sono la prossima. Non ti accadrà nulla. Ti proteggo io. Grazie. Per fortuna sei qui. Proseguiamo verso la chiesa. Lì troveremo gli altri. Sì, credo sia meglio. Va bene, raga, dai. Ci vediamo al capitolo 4. Bye bye. Ragazzi, questo era il Wolf Fruit, spero che vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima, molto presto, promesso, anche perché da dicembre, come vi ho detto anche nello scorso video, ci saranno tantissime novità anche per voi, con un nuovo gioco tutto psycho e serial killer da vedere, questa volta però in tedesco, perché ovviamente anche il mio pubblico germanico vuole la sua parte, insomma. Comunque, grazie per avermi seguito, non dimenticare di iscriverti e noi ci vediamo alla prossima. Resta in salute, mi raccomando, ciao!